Ciao gente, benvenuti in nuovo episodio serie Vincitori e Guerrieri. Sì, in realtà dall'ultimo episodio è passato un po' di tempo, ma semplicemente sì, ho controllato qui la zona, ho aspettato un attimo e la vincitrice non è ancora arrivata. Dovremmo incontrarci con lei, però sto iniziando a pensare che possa essere successo qualcosa di brutto, perché era entrata prima di noi. Avrà sicuramente controllato qualche zona, però deve ancora tornare ed è passato un po' di tempo dall'ultima volta, Qui non c'è niente di utile, come vedete. Quindi sì, non so che fare, forse converrebbe attendere un altro pochino, altrimenti potremmo tornare di là dove siamo arrivati e cercare di capire cosa possiamo fare, perché la situazione ora, come vedete, sì, è un po' troppo tranquilla, o sbaglio? E come dicevo, sì, ho atteso già un po' di tempo. Comunque vi ricordo, come sempre, per questi episodi, per questa serie di video, vi ricordo il like, lasciatelo in questo esatto momento, e ovviamente iscrivetevi se non siete iscritti, e niente, attendiamo ancora. Anche se mi sa, aspettate. Oh, ok, falso allarme. La vincitrice sta arrivando. Eccola, infatti. Sta tornando. Non so come faccia ad essere così indietro rispetto a noi, ma sicuramente aveva controllato qualche altra zona o quant'altro. Ma adesso, ovviamente, magari ci dirà, ecco. Vediamo. Ho controllato una zona qui, ma non ho trovato nulla di utile. Quindi sì, aveva controllato una zona, ok. Poteva anche dirci, perché ci ha fatti un attimo preoccupare, dato che comunque, come vi ho detto, eravamo qui da un pochino, anche atteso, ecco, senza registrare, ecco, ancora in uno scorso video. Però no, dai, è arrivata, sembrerebbe anche stare bene. E adesso che si fa? Vabbè, ricordiamo, il nostro obiettivo è seguire quindi il percorso oscuro. Come facciamo ad andare avanti? Se non lo sai te, noi non è che ne sappiamo molto di queste zone. Sì, ci siamo già stati, sappiamo qualcosina, ma come si fa ad andare avanti non ne ho la minima idea. Eh sì, dobbiamo raggiungere praticamente un luogo per poi seguire il cosiddetto percorso oscuro, che non sappiamo ancora esattamente cosa significhi e cosa richieda, cosa deve essere fatto per, ecco, seguire questo percorso. Lui aveva un libro e sapeva come fare, noi no. Ah, giusto, per raggiungere il tempio, vi ricordate il tempio della dea? Sì, il vincitore più forte andava qui, utilizzava un libro, lo apriva, lo leggeva e poi tramite qualche magia ci teletrasportava tutti al tempio. Ci permetteva di accedere, ecco, a quel tempio, meglio dire. Solamente che il libro non c'è e noi non sappiamo come fare, anche perché abbiamo ipotizzato che solamente il vincitore più forte potesse, ecco, permettere a noi e a se stesso di raggiungere quel luogo. Non possiamo già bloccarci qui ora, effettivamente no che non vogliamo. Non possiamo e nemmeno vogliamo bloccarci qui. Quindi, vincitrice, fatti venire qualche idea, perché io non ne ho alcuna, Potrebbe raggiungersi il comandante, non lo sappiamo, è vero. Potrebbe anche raggiungersi qui, è per questo che volevamo anche procedere con un po' di fretta, perché, ok, non siamo noi il suo obiettivo attualmente. Sapete, il suo obiettivo è sconfiggere il vincitore più forte e può farlo tranquillamente. Il problema è che, visto che non lo trova, potrebbe venire qui, impedirsi di fare questa cosa, di fare il percorso oscuro e tante altre cose. Che cavolo? È apparso un libro là. È apparso un libro. Vincitrice, guarda là, è apparso un libro. Ok. Va bene, che significa? L'hai messo tu? No, non l'abbiamo messo noi. Ok, da un'occhiata direttamente a lei. Stiamo attenti noi, che non accadano cose brutte. Vediamo, magari questo libro serve. Che cavolo sta accadendo? Oh mio Dio. Ok, mi sa che sta accadendo qualcosa. È riuscita a fare qualcosa? Sì. Assolutamente sì. È riuscita forse a portarsi al tempio. Almeno questo luogo mi sembra abbastanza familiare. Vediamo un attimo. Sì, ce l'ha fatto. Ok, quel libro è apparso. Non so che, come, quando, cosa, ma è apparso il libro. E abbiamo raggiunto il tempio. Ok, molto bene. Andiamo avanti di qua allora. Molto 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 bene. Attendiamo anche la vincitrice e poi sì, siamo al tempio. E da qui in teoria si può accedere a questo percorso oscuro? Se non si può accedere anche da qui, da dove si può accedere? Se no, vediamo, sta arrivando lei? Sì, è lei, perfetto. Vediamo, dai. La questione si sta facendo parecchio interessante qui. E forse potremo riuscire a fare questa cosa finalmente. Siamo veramente qui? Esatto. Ce l'abbiamo fatta, siamo veramente qui. Andiamo avanti, non abbiamo tempo, no, dobbiamo seguire il percorso oscuro, quindi
penso che sia proprio il caso di andare avanti e cercare questo percorso oscuro, perché qui dentro nessuno può dirci dov'è questo percorso. La dea è fuori, il mistero più forte, sapete, è nascosto in quel luogo, altri guerrieri anche loro nascosti, altri hanno fatto una brutta fine. Dobbiamo provare a capire dov'è, come fare per raggiungere questo percorso. Aspetta, c'è qualcuno là? Cavolo, ho parlato troppo presto, mi sa. C'è qualcuno là? Che cavolo c'è? Oh mio Dio, aspetta, c'è qualcuno veramente? C'è qualcuno, attenzione. Non può essere vero. Aspettate, ma... Oddio, ma è il vincitore quello. Vincitore guerriero. Non può essere. Oh mio Dio, sono loro. Cosa cavolo, com'è possibile? Come fanno ad essere qui? Come cavolo fanno ad essere qui? Io non ci credo, nemmeno io. Oh mio Dio. E l'altro è il conquistatore. Sono stati riportati in vita. Beh, ci aveva detto effettivamente la dea che avrebbe riportato in vita dei guerrieri, ecco, dei vincitori. Sarebbero tornati, l'aveva detto chiaramente. Incredibile quello che può fare una divinità antica degli universi, infatti. L'aveva detto e l'ha fatto, è riuscita veramente a riportare in vita qualcuno di noi. Vabbè, vi ricordate, lui è stato sconfitto, si era anche sacrificato, vi ricordate? E il conquistatore, se non ricordo male, sì, anche lui era stato sconfitto da uno spirito, non mi ricordo bene, comunque sia stato sconfitto parecchio tempo fa. Non vi siete arresi e non lo faremo di certo ora. Eh beh, ovviamente no, che non ci arrenderemo. Comunque sì, l'avevo detto, sarebbero tornati. E infatti, ecco qui qualcuno. Seguiremo il percorso oscuro. Ok, verranno con noi, quindi. Verranno con noi, molto bene, molto bene. Solo i discendenti del primo vincitore lo possono fare, ovvero voi due. Andiamo allora, ok. Sì, in realtà il percorso mi sa che possiamo solamente noi due completarlo. Però ci aiuteranno, immagino, gli altri. No, io non verrò. Aspettate. Ui. Lui non verrà? Perché? Non ho ben capito. Aspettate un attimo. Io devo impedire una cosa. Ok, il vincitore guerriero non verrà in questo percorso oscuro. Ovvio, solamente noi due possiamo completarlo, però pensavo ci potessero aiutare almeno. E invece assolutamente no. Ah, ok. E perché lui non verrà? Questo è quello che dobbiamo capire. Speriamo che ce lo dica, perché vuole proprio saperlo. La vincitrice ha detto che ha capito. Forse deve fare qualcosa, tipo aiutare l'altro vincitore a rimanere in vita, a impedire che il comandante, ecco, lo trovi, lo sconfigga. Potrebbe essere questo il suo obiettivo. Portate a termine la vostra missione. Sì, penso sia questo. Lui deve tornare invece là fuori, alla base, salvare gli altri o tentare di salvare gli altri. E magari anche capire se il vincitore più forte è in pericolo. Non è quello che pensate. Cioè? Sì, sapete comunque perfettamente, il vincitore più forte è, anche se è più forte appunto, più forte anche di noi tranquillamente, molto più forte. Purtroppo contro il comandante, grazie al potenziamento di quella divinità, sarà un bersaglio facile per il comandante, il vincitore più forte. Avete perfettamente capito questa cosa, la sapete. Quindi lui avrà un altro compito e noi invece dovremo fare qualcosa, qualcos'altro immagino, eh. Ci aiuterà il conquistatore a seguire questo percorso oscuro? Sembrerebbe di sì. Forse è il caso di andare allora. Seguitemi. Ok, dai. Seguiamo il conquistatore che finalmente è tornato, eh. Pensavamo non fosse possibile, però, cavolo, ci aveva anche già detto in precedenza. La dea dell'universo, ecco, ci aveva detto che sarebbero tornati in un solo, con un solo lei ci aveva detto. Non male, non male. Allora, ok, eccoci qui. Non riesco a capire che cavolo c'è qua. Sembra essere un varco, si vede a malapena, che è tutto molto buio, Però sì, sembrerebbe esserci un varco, qualcosa del genere.
Ecco, ho alzato un pochino la luminosità, però si vede a malapena, eh? C'è qualcosa comunque lì. Vi aiuterò ad entrare nel percorso oscuro, ma voi dovrete fare diverse cose. Eh sì, il compito è nostro. Lui ci aiuterà a raggiungere quel percorso, ma a completarlo, portarlo a termine, lo dovremo fare noi. Siete pronti? Sì, siamo pronti. Ok, dai. Apri questa sorta di varco, che sembrerebbe essere un varco, appunto. E penso che dovremo andare avanti, giusto? Ok. È un varco, effettivamente. Sospettavo. Entriamo, ma facciamo attenzione. Va bene. Allora, direi di andare, che dite? Potremmo entrare. Forza. Ok, ha laggato parecchio, ma ci siamo, ci siamo. Ci sono anche gli altri, sì. Fatto una laggata, ma ci siamo tutti, in teoria, eh? Ok. Oh mio Dio. Non si vede niente. Questa terra la chiamano Terra delle Divinità Antiche? Ho alzato l'unità, se non vedete niente, non vedo niente nemmeno io. Sappiate questo. Ok, con una torcia in mano effettivamente qualcosa si vede, però non vedo niente oltre, vedo dei blocchi, qualcosa là in profondità, vedo. C'è qualcosa qui, ma non capisco bene cosa. Vabbè, il varco, dove siamo arrivati. Qualche zona, non vedo niente, non vedo niente. Collega la realtà che conosciamo con la realtà alterata? Fate attenzione, non allontanatevi. Qui le cose sono serie. Oh mio Dio. Forse ho capito dove siamo. Percorso oscuro. Dimensione oscura parallela. O quasi. La terra che collega anche la dimensione parallela eventualmente. Siamo veramente qui? Oddio, potrebbe essere. Questi blocchi li ho già visti. Sì. Questi blocchi li ho già visti io. E credo anche voi. Oh mio Dio. Ok. Vediamo. Mi sa che dobbiamo raggiungere un altro portale. Perché questa terra, per chi non sapesse, dovrebbe collegare altre terre. Una terra di collegamento come questa. Dovremmo raggiungere infatti un luogo lontano, raggiungibile solo da qui. Questa terra ne collega altre. Avete capito, mi sa che dobbiamo effettivamente raggiungere un altro luogo accessibile tramite questa terra. È ovvio, è così per forza, eh? Allora mettiamoci in cammino subito, sì, se è un luogo lontano poi dovremo camminare parecchio. Sì, dobbiamo muoversi, voleremo ovviamente, però faremo fatica perché non si vede un cavolo qui, non si vede un cavolo, quindi faremo molta fatica. Dovremo stare molto attenti, Perché qui, vabbè, sapete, pericoli e quant'altro. Ho un'idea migliore, guarda là. Un'idea migliore. Guarda là, dove sta guardando? Di qua c'è il cielo leggermente rosso, ma non vedo niente. A malapena qualcosa in lontananza, ma non vedo niente. Cosa dovremmo vedere? Aspettate. Che ca... Cosa cavolo c'è là in fondo? C'è qualcosa in cielo? C'è qualcosa in cielo in lontananza? C'è qualcosa là? Non male. Che cavolo c'era in cielo? Non ho visto bene. Però credo che dovremmo andare là. Non ho ben capito. Che si fa? Andiamo? E allora andiamo. Non ho capito bene dove, ma penso che da qualche parte finiremo, giusto? Penso proprio di sì. Ok, si va. Vuoi? Dove siamo? Dove cavolo siamo? Oh mio Dio. Oh mio Dio, è una nave? È una nave questa? Sì. È chiaramente una nave. E noi eravamo laggiù da qualche parte, mi sa. Oh mio Dio. Che cavolo. Cos'è questo rumore? Oh mio Dio, sì, una nave stranissima, con blocchi strani. Oh mio Dio, prepariamoci per la partenza. Useremo, oh mio Dio, useremo questa nave per viaggiare qui.
una nave che comunque vola più che, ecco, avete capito, no? Molto bene, direi. Molto bene. Utilizzeremo questa nave quindi per spostarsi qui, in questa terra. Dato che il luogo è molto lontano, useremo la nave. Oh mio Dio. Beh, molto bene, direi, molto bene. Ci sono anche varie stanze, mi sa. Sai come fare? Eh beh, oddio. Se ci ha detto di venire qui, sicuramente qualcosa saprà fare con questa nave, giusto? Speriamo, speriamo. Già. È molto grande comunque, devo dire, è abbastanza grande. Oi. Checca. Cos'è questo rumore? Non è che mi piace molto questa zona, eh? Approssimativamente? Sai come fare? Approssimativamente? Ok, potrebbe anche andare male, quindi. Qua è meglio non cadere, perché non si vede nemmeno il fondo. Giusto per capire quanto siamo alti. Un po' tanto, mi sa. Si può andare anche di qua, mi sa. Oi! Ancora, cos'è? Cos'è questo rumore? Cosa cavolo è? Ok, siamo quasi sopra, eh. Ma non credo, perché c'è troppa nebbia per vedere in lontananza, quindi in ogni caso qui mi sa che non risolveremo nulla. Oh. Ma non è molto rassicurante, eh? Che cos'è stato? Infatti, me lo stavo chiedendo anch'io. Che cos'è stato? Me lo stavo chiedendo anch'io, eh? Oddio. Ok, andiamo di sotto, qui non si vede niente. Ci vediamo appena dove eravamo arrivati. Non lo so, ma mi serve tempo qui. Prepariamoci a difendere. Ok. Non siamo soli qui, eh? Non siamo soli. Difendersi da cosa? Bella domanda. L'avrei chiesto anch'io, eh? L'avrei chiesto anch'io. Difenderci da cosa esattamente? Non ne ho idea. Molto rassicurante, eh? Attenzione, perché c'è qualcuno qui vicino e potrebbe attaccarci. E dovremo difendersi. Intanto, il conquistatore farà partire la nave? Si spera. Vedremo. Ma una cosa è certa. Non mi piace questa situazione.